lo ha giocato Schelotto e allora Giacomazzi a sua volta lo ha rigiocato, anche perché nel frattempo Ledesma si è rialzato. Qui la palla lunga da parte di Brivio, lo scatto di Olivera, difende bene con il corpo il pallone Olivera, duello con Silvestre che ha un buon ritorno, insiste Silvestre, a terra sia lui che Olivera, la palla è ancora buona, Silvestre lo tiene lì, Olivera alla fine rinvia Silvestre nella zona di Giacomazzi, Mesbah, ancora Mesbah, prova a liberarsi, non ce l'ha fatta, il rilancio di Ledesma verso Maxi Lopez, ottimo il lavoro col corpo di Maxi Lopez, ha fatto passare il pallone, lo affida Gomez, Gomez in area, è finito a terra Gomez. Calcio di punizione ha dato Romeo, ha dato calcio di punizione e adesso tutto il Catania sta protestando, vorrebbe il calcio di rigore. Ma sinceramente mi è sembrato, se c'era il fallo mi è sembrato dentro l'area di rigore, però adesso noi abbiamo la possibilità di rivedere, vedere se è una cosa. Allora il fallo è di Rispoli che è stato ammonito. Rispoli è stato ammonito. Sì, sempre che anche non aveva nessuno vantaggio a rimanere. E lì è veramente difficile da giudicare. Forse non lo tocca. Beh, però non aveva nessun vantaggio ad andare in terra, sinceramente. No, se cade. Guarda che. Ha toccato la gamba destra, quella è andata sulla sinistra e è caduto. Non aveva nessun vantaggio a cadere perché era completamente solo dentro l'area di rigore. Sono quattro le ammonizioni per il Lecce, Donati, Geda, Gustavo e Rispoli. Geda e Gustavo salteranno la prossima che è Lecce-Juventus, calcio di punizione in favore del Catania. Sul pallone Lodi dovrebbe calciare sul secondo palo. Si è allontanato Ricchiuti, c'è anche Terlizzi sul pallone. Un ottimo tiratore anche Terlizzi. Vediamo se batte Lodi. Beh, Lodi sicuramente batte da quella posizione, anche se non è proprio il posto preferito essendo lui un sinistro naturale. Quattro uomini in barriera, chiede la verifica della distanza Lodi, prova lui e segna uno splendido gol, pareggio di Lodi, 2-2, tutti aspettavano il taglio sul secondo palo, Lodi invece ha calciato sul primo e ha fatto centro, 2-2. Ha fatto gol da una posizione, credimi, quasi impossibile, perché da quella posizione un sinistro, ma guarda, vabbè, lui, io vedi, l'avevo detto, perché questo è un sinistro, fa assolutamente quello che vuole, veramente l'ha messa proprio fra palo e portiere e lì non ci può fare niente Rosati. Vedi poi nel calcio, lo stesso discorso ha fatto all'inizio del secondo tempo per il Catania, ha sciupato tanto il Lecce che adesso è dei colpo perché vedo che non gestisce più bene il pallone e la sta buttando via un po' alla viva il parroco e da questo dà sicuramente fiducia. A terra Maxi Lopez, calcio di punizione, non si è concretizzato il vantaggio e allora Romeo è tornato indietro, sì. Ha fiscato la punizione, Vanessa Leonardi. Mi leggo a quello che stava dicendo Vincenzo Guerini che ha accusato il colpo il Lecce e c'è De Canio che è un po' l'emblema di questo momento perché è fermo davanti alla panchina e fissa incredulo la sua squadra. È incredulo perché si rende conto che sta buttando via una vittoria che era veramente a portata di mano, forse per un po' di sfortuna, un po' di leggerezza si trova a dover rimpiangere amaramente quelle occasioni da gol mandate. Adesso qui c'è un'occasione altrettanto pericolosa. E qui anche da questa posizione Lodi può calciare sia dalla parte del portiere sopra la barriera e diventa, non so, è pericolosissimo questa posizione. Si è impossessato del pallone Francesco Lodi, non ha fatto avvicinare nessuno. Adesso c'è Olivera che è praticamente quasi seduto sul pallone in attesa che la barriera venga sistemata a distanza regolamentare. Naturalmente deve allontanarsi Olivera. Da quella posizione tira dalla parte del portiere. Parte Lodi! Eccolo là. Lodi! Vantaggio Catania! Cose da pazzi al Massimino! 3-2! Ha segnato Lodi! L'avevi detto! E l'avevo detto perché lo conosco, vedi, da quella posizione non riesce a farla passare sopra la barriera. È veramente esaltante assolutamente questo finale incredibile, amaro per il Lecce, esaltante per il Catania. Io non riuscivo a capire chi poteva vincere questa partita, era impossibile da capire. Un cecchino implacabile, Francesco Lodi firma la doppietta, rovescia ancora una volta la situazione al Massimino, 3-2 per il Catania, un'altra punizione micidiale di Francesco Lodi e siamo sul 3-2. Perché vedi, questo qui è un giocatore che
ti può calciare sia forte che di precisione. C'è questo sinistro, l'aveva già, insomma, è tanti anni che lo vedo, tanti anni che lo seguo, dunque no, sinceramente non mi ha meravigliato più di tanto. Qui devo dire però un attimino Rosati doveva aspettarsi il tiro dalla sua parte, perché sopra la barriera da quella posizione era praticamente quasi impossibile. 41esimo del secondo tempo, Lodi ha salutato tutta Catania praticamente dopo avere realizzato il gol del 3-2, una passerella trionfale.